Bellissima la frase di Eleanor Roosevelt. Ieri è storia, domani è un mistero, oggi è un dono. Buongiorno, buongiorno e buon martedì 9 novembre. Lo dico e lo ripeto spesso. Alfondo Elliot, ai dirigenti del Milan, a casa Milan, interessano più i fatti che le parole. I fatti oggi non significano, non vogliono dire acquisti a gennaio, che in questo momento non sono previsti. Non sono previsti in questo momento, nell'attuale fase della stagione, con la rosa che sta finalmente ritornando a numeri giusti, a numeri precisi. Cioè al ritorno di tutti i giocatori che purtroppo hanno dovuto arrendersi a causa di infortuni o altri problemi, ma una rosa che sta anche ritornando a buoni livelli di condizione di forma per i giocatori che avevano appunto subito degli stop e che stanno tornando ai massimi livelli. E dunque a gennaio, stando così le cose, non sono previsti assolutamente acquisti in questo momento. Ma quando io mi riferisco al lavoro dei dirigenti di casa Milan, della proprietà, mi riferisco ovviamente ai rinnovi. E quando io parlo di rinnovi non voglio soffermarmi come sempre sui giocatori, ma sul rinnovo forse più significativo, quello dell'allenatore, quello di Stefano Pioli, il riconoscimento a un lavoro che viene lodato non solo dai tifosi del Milan, non solo dall'ambiente Milan, ma da tutti gli appassionati di calcio, da tutti gli opinionisti e da tutti i critici che riconoscono in Stefano Pioli uno dei creatori di questo bel Milan, spettacolare, divertente sul piano del gioco, splendido e appassionato sul piano morale, sul piano appunto dei sentimenti. Fautore di tutto questo è stato, con la collaborazione dei dirigenti, ovviamente con l'aiuto dei giocatori, ma è stato Stefano Pioli, che io chiamo il Duca di Parma, il nostro Alessandro Farnese, il generale Alessandro Farnese. E allora, sotto l'albero di Natale, probabilmente la proprietà farà trovare a Stefano Pioli un bel rinnovo. Entro Natale l'intenzione della società è di chiudere con Stefano Pioli, di chiudere ogni trattativa che poi non è neanche forse necessaria. Le due parti si stimano, le due parti si stimano e soprattutto apprezzano il lavoro uno dell'altro. E quindi chiusura della trattativa entro Natale e sotto l'albero, ripeto, un bel contratto per Stefano Pioli. Non conosco ovviamente i termini di questo rinnovo, probabilmente sarà un rinnovo biennale, altri 2 anni, con cifre sicuramente ritoccate, magari intorno ai 3, 3 e mezzo, 4, non so ipotizzare in questo momento quale possa essere la cifra. Prendendo lui in questo momento intorno ai 2, penso che possa salire certamente ai livelli dei grandi allenatori italiani. Certamente non ai livelli di un Conte, non ai livelli di un Allegri, ma indubbiamente anche per onorare il suo lavoro serve un rinnovo importante anche sul piano economico. Quindi entro Natale, io dico così anche in maniera suggestiva, sotto l'albero di Natale ci sarà il contratto che legherà Pioli per altri 2 anni al Milan. Quindi un contratto che dovrebbe intanto prolungarsi fino al 2024 per poter continuare questo lavoro, visto la coesione tra tutte le parti della società. Proprietà, dirigenti e allenatore, staff tecnico e giocatori.
un bel segnale anche per i giocatori, perché il progetto continua, i giocatori stimano Stefano Pioli, sapere che sarà il potenziale nuovo allenatore per altri 2 anni certamente porterà e spingerà anche gli altri giocatori che sono vicini o potenzialmente vicino ai rinnovi a rinnovare. Ed ecco che mi sposto il mio focus dall'allenatore ai giocatori. Entro Natale, il Milan vuole chiudere anche con Bennacer e Theo Hernandez. Anche qui si ipotizza una cifra importante, intorno ai 3, ai 4 milioni di euro, ma non sapendole è inutile che vada per deduzioni, perché in questo momento non si parla di cifre, non le conosco ed è inutile così avventurarmi in cifre. Ma quello che conta è che dopo Selemekers, dopo Kjær, dovrebbe toccare a Theo Hernandez e Bennacer intanto, parlando di giocatori. Ma quello che secondo me sarebbe il segnale forte e sarà il segnale forte, sarà il rinnovo di Pioli sotto l'albero di Natale. E veniamo a un altro tema, diciamo, particolare. Sto parlando del portiere Tatarusano. Oggi è uno dei giocatori che è diventato, da un giocatore che aveva lasciato molti dubbi, addirittura molte paure in tanti tifosi rossoneri, quando hanno saputo che avrebbe preso il posto di Mignan infortunato, oggi dopo quella parata non ha parato un calcio di rigore, ha parato un grande calcio di rigore di Lautaro Martinez. Ricordiamo le statistiche: dopo 40 anni, stagione 81-82, battuto il record di Ottorino Piotti, l'ultimo portiere a parare un calcio di rigore in Milan-Inter. Ma la cosa suggestiva è che dopo 20 anni un altro rumeno è tornato protagonista nel derby. Ve lo ricordate? Il 21 ottobre 2001, data indimenticabile, il primo derby di Pippo Inzaghi, allenatore e l'imperatore turco Fatih Terim. Il Milan è sotto 1-0 per il gol di Ventola, poi pareggia nel secondo tempo con Shevchenko, ma proprio all'inizio del secondo tempo l'allenatore Fatih Terim inserisce un difensore di fascia destra rumeno nato a Timisoara, Cosmin Contra, che intorno al 65esimo-70esimo dal limite dell'area sotto la curva sud prende la mira e infila all'incrocio dei pali il gol del 2-1, appunto dopo il pareggio di Shevchenko, ma dopo 5 minuti disegna una meravigliosa traiettoria che Pippo Inzaghi trasforma in gol, il suo primo gol con la maglia del Milan nel derby. E dopo 20 anni, 21 ottobre 2001, e siamo al 7 novembre, quasi proprio 20 anni, 2021, un altro rumeno diventa grande protagonista. Lo chiamavo Nosferatu, contrachiamo Serratura Tatarusano. Ho osato, anche quando la situazione era un po' così dubbia sul rendimento del portiere rumeno, l'ho chiamato lo stesso Serratura Tatarusano, e con la partita con lo Sparta Praga nel derby di ritorno di Coppa Italia e soprattutto in queste 4 partite dove contro il Verona, il Torino, la Roma e il derby si è dimostrato un portiere totalmente affidabile. E volevo sottolineare questa particolarità. 3 sono i giocatori rumeni che hanno indossato la maglia del Milan: il primo Florin Raducioiu, lo ricordate, all'inizio degli anni 90, poi Cosmin Contra e ora Ciprian Tatarusano. Lui il terzo e dopo 20 anni, diciamo che un giocatore rumeno diventa protagonista proprio in maglia rossonera, proprio nel derby. Complimenti Serratura, qualcuno deve pentirsi magari di avere dubbi, però era anche plausibile non avendolo visto molto spesso, e adesso è un portiere totalmente affidabile. Un applauso ancora ai dirigenti, alla proprietà, alla società che hanno scelto questo portiere di buona esperienza, che torna dunque a essere un grandissimo protagonista, asciutto nei modi, asciutto nelle sue parate, caratteristiche diverse dai portieri precedenti,
ma un grande cuore, grande Tatarusano, che sotto la curva del Milan ha esaltato, impedendo al Milan all'Inter di tornare in vantaggio con una parata fantastica, con una parata straordinaria. Bravo Serratura. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e pensate, sotto l'albero di Natale il rinnovo di Stefano Pioli. Bellissimo regalo, non solo per Stefano Pioli, ma per tutti i tifosi del Milan.